Fratelli d'Italia ha augurato buon Natale e felice anno nuovo ai cittadini di Valle Crosia distribuendo panettoni. Questa mattina infatti rappresenta un banchetto del partito di Giorgia Meloni sul solettone sud della città della famiglia. Abbiamo voluto essere presenti non soltanto per chiedere il voto ma anche per, in questo contesto, fare gli auguri di buon Natale e di buon anno alla cittadinanza, ai nostri amici, ai simpatizzanti di Fratelli d'Italia e del partito di Giorgia Meloni. Oggi tra l'altro un partito che è al governo, quindi il lavoro fatto in questo periodo è stato una grande soddisfazione e quindi è giusto essere in piazza, essere tra la gente anche in questo contesto, anche in questi momenti. E quindi ci siamo riuniti col nostro circolo, con tutte le persone vicine a noi, abbiamo fatto questo banchetto distribuendo, anche omaggiando, un piccolo panettone di produzione italiana, quindi anche per restare nel tema io compro italiano, e pertanto abbiamo notato, abbiamo visto che tanta gente si è fermata e questo ci ha gratificato, quindi siamo contenti e continueremo in questo nostro percorso di essere presenti. Abbiamo anche fatto la nostra presenza domenica scorsa nel centro storico proprio per dare la testimonianza che noi vogliamo essere tra la gente. Fratelli d'Italia è un partito che piace fare politica tra la gente, parlare, confrontarsi, e quindi questo è il nostro percorso che continuerà anche nei prossimi avvenimenti, che ci troverà impegnati nelle diverse campagne elettorali amministrative che ci saranno nella nostra provincia. Presenti oggi anche il consigliere Veronica Russo, il consigliere regionale, e il nostro responsabile del terzo settore provinciale, Mirko Valenti. Doveva essere qui con noi anche il senatore Gianni Berrino, ma purtroppo è stato bloccato a Roma per i vari passaggi della manovra di bilancio che è in atto per essere votata al Parlamento. Quindi anche la presenza delle varie istituzioni, dei nostri rappresentanti, era qui a Valle Crosio.